Gentili amici telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di CTS Notizie. Partiamo subito con la politica. La telenovela Province all'arse finalmente giunta ad un epilogo con l'approvazione definitiva del testo ieri sera a Palazzo dei Normanni, una vittoria di Rosario Crocetta che però non gli sarà concessa gratuitamente dalle forze politiche che lo hanno appoggiato. Sentiamo. La riforma sull'abolizione delle province passa all'ARS, diventando finalmente legge. Il sì definitivo di Sala d'Ercole è arrivato ieri sera, poco prima delle 22, con 62 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti. Un successo imprevedibilmente largo per Rosario Crocetta e la sua giunta, capace prima di tutte le altre regioni d'Italia a superare gli enti intermedi. Un titolo di cui potrà fregiarsi il governatore e che, secondo le più ferree opposizioni, era il fine ultimo di tutta la vicenda. Nasceranno ben presto dunque i liberi consorzi dei comuni, insieme alle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Perfino ieri, giorno decisivo per la sola votazione finale, l'ARS ha rischiato di farsi slittare tutto, con la presentazione nel pomeriggio di altri emendamenti tecnici e la riscrittura di ben 9 dei 12 articoli del testo da parte della Presidenza dell'Assemblea, sconfessando di fatto tutto il lavoro svolto in aula nelle ultime settimane. Nonostante la breve nuova impasse in serata, è arrivato il sì definitivo che chiude una delle contese più lunghe ed esasperanti della storia del Parlamento siciliano. Soddisfatto il PD, con il capogruppo Guicciardi che ha parlato di un buon testo da esibire con orgoglio, e il Movimento 5 Stelle che non ha perso occasione per accaparrarsi i propri meriti. L'idea dell'abolizione delle province, come quella della riduzione dei costi della politica, hanno commentato i deputati grillini, è entrata nel palazzo assieme a noi. Prima certi temi erano tabù, che mai avrebbero avuto diritto di cittadinanza nelle stanze del potere. Far funzionare gli enti adesso sarà compito del governo. Che si sbrighi, hanno concluso i deputati pentastellati, a stilare il disegno legge che assegni loro le competenze. Emozioni diametralmente opposte a quelle dei forzisti, secondo i quali questa legge non solo non comporterà alcun risparmio né ottimizzerà alcun servizio, ma aggraverà costi e oneri a carico degli enti locali e soprattutto dei cittadini siciliani. Una norma, ha tuonato tra gli altri la capogruppo Forza Italia Marco Falcone, che serve a Crocetta per mettersi una stelletta mediatica, ai gruppi di maggioranza per incassare nomine in giunta e ai grillini per convincersi di esercitare una funzione utile all'interno dell'istituzione siciliana. Una vittoria che Crocetta dovrà riconoscere anche a coloro i quali gliel'hanno permessa, con la questione del rimpasto e alcune nomine nella sanità, a fare da pedine di scambio politiche per il voto in aula di un testo tanto voluto dall'ex sindaco di Gela, commissario dello Stato permettendo.
E dunque saremo a vedere se sarà davvero la fine per questa vicenda. Parliamo adesso di mafia, dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere di dottor Hina. Sarebbe emerso che l'innesco usato per la strage in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, sarebbe stato piazzato nel citofono dell'abitazione della madre del giudice in via D'Amelio e dunque azionato dallo stesso Borsellino. Il boss l'avrebbe confidato al detenuto Alberto Russo. Le conversazioni tra i due sono confuse e difficili da decrittare. Nessun pentito ha chiarito definitivamente chi in effetti abbia azionato l'innesco, se qualcuno a distanza tramite un telecomando o lo stesso Borsellino quando ha citofonato. Emergono inoltre altre indiscrezioni circa una telefonata anonima recapitata alla polizia quel giorno, mezz'ora prima dell'esplosione, che ne avvertiva il pericolo. Registrazione adesso andata persa. Ci fermiamo per una prima brevissima pausa pubblicitaria. Al nostro rientro ancora tanti argomenti, tra cui l'emergenza abitativa. Restate con noi. Il profumo della terra di Salemi, i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Il caffè Lulè di Luigi Rampolla, in via Giacomo Cusmano 28 a Palermo, ha saputo riscoprire i sapori della tradizione nel suo nuovo ed elegante punto di ristorazione. Prodotti genuini, ampia scelta di dolci, biscotti, torte di tutti i tipi e per tutti i gusti, pasticceria e rosticceria mignon. E non dimentichiamo a pranzo la gastronomia. Ogni giorno piatti espressi a prezzi anticrisi. Caffè Lulè, i migliori prezzi della città. Eccellente qualità a prezzi giusti. Per la gente giusta. Caffè Lulè, in via Giacomo Cusmano 28, a Palermo. MDS Serramenti, ditta leader in Sicilia nel settore serramenti e non solo. Infissi per interni ed esterni, porte per interni di diverse essenze e modelli, porte blindate a corazzatura top class, zanzariere orizzontali e verticali e cancellature di ogni genere. Tutti i prodotti di fabbrica sono personalizzabili secondo le esigenze dei clienti. Tutti coloro che ordineranno gli infissi alla MDS potranno usufruire di uno sconto speciale del 25% sulle porte per interno. MDS Serramenti, chiedete un preventivo o una visita gratuita di un nostro responsabile. Decreto legislativo numero 167/2011 stabilisce che l'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo, il
datore di lavoro è obbligato a garantire all'apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. Le aziende che non rispettano l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione esterni per i propri apprendisti non possono godere delle agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato. In caso di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Le Muse organizza corsi di apprendistato professionalizzante per le figure di parrucchiere e panettiere. Bentornati in studio. L'emergenza abitativa nell'isola ha raggiunto livelli davvero preoccupanti, tanto da mettere a rischio gran parte delle famiglie siciliane in affitto o già senza casa. Focus sul tema questa mattina alla CGIL, dove sono anche stati illustrati i dati di quella che assume sempre più i contorni di una vera e propria piaga. Sarebbero 35.000 le domande giacenti negli uffici casa dei comuni siciliani, con soli 600 alloggi assegnati negli ultimi 2 anni. Sono i numeri dell'emergenza abitativa in Sicilia, presentati questa mattina alla CGIL, a margine del primo congresso regionale dal titolo Nuovo patto sociale per la sostenibilità degli affitti, l'edilizia sociale, la qualità dell'abitare. Stando ai dati forniti, in Sicilia l'emergenza abitativa riguarderebbe quasi il 30% delle famiglie in affitto. Quest'ultime si ritroverebbero a far parte della fascia di povertà che a causa della crisi economica non riuscirebbero neanche a far fronte alla riduzione media del 6% del costo degli affitti. Da questo sono emersi dati preoccupanti circa gli sfratti eseguiti negli ultimi 3 anni nell'isola, con un aumento del 7,39% nel 2012 rispetto all'anno precedente e uno sfratto ogni 353 famiglie nella sola Palermo. Il Sunia ovviamente è impegnato in questa iniziativa, chiede che ci sia al centro delle politiche anche la casa. Vedremo che cosa sarà il piano Renzi in ordine alla casa. Si parla di qualcosa come 1,6 miliardi di investimenti in questo settore. In Sicilia la situazione è allarmante, ci sono 35.000 richieste giacenti a fronte, diciamo, di 600 alloggi assegnati negli ultimi 2 anni. Siamo in presenza di 2 soli lavoratori su 5 cittadini, di cui uno è a
situazione, noi cerchiamo di tracciare un percorso rispetto a queste politiche sociali e anche ad avere una prospettiva. Proseguiamo, non ci saranno tagli sul lavoro, scusate, nel comparto agroalimentare forestale, a rendere noto proprio la CGIL, Regione e sindacati hanno raggiunto un'intesa sulle risorse da destinare ai diversi comparti dopo la recente manifestazione a Palermo di oltre 10.000 lavoratori. Circa il 70% delle somme necessarie verrà stanziato con la finanziaria bis, che dovrebbe essere approvata entro 2 giorni. La somma restante verrà messa a disposizione a giugno, previsto nell'accordo lo sblocco del pagamento degli stipendi, degli arretrati contrattuali dell'antincendio e l'avviamento al lavoro per i forestali. E proprio la finanziaria regionale soffocherebbe la cultura. L'allarme è stato lanciato dai sindacati nel corso di un attivo regionale unitario tenutosi al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, al quale hanno partecipato i lavoratori dei teatri, enti lirici e fondazioni siciliane. Sentiamo. La finanziaria bis della regione rischia di decretare la morte della cultura siciliana. I primi a risentire dei tagli indiscriminati sono i dipendenti di teatri, enti lirici e fondazioni siciliane. Mancano quei finanziamenti che rappresenterebbero la linfa vitale del lavoro svolto da teatri, orchestre ed associazioni culturali. Nei mesi scorsi non sono mancate in tutta la Sicilia proteste, sit-in e occupazioni da parte degli stessi dipendenti ormai al collasso. Lavoratori che protestano contro la riduzione degli stanziamenti regionali per il 2014 e per la cancellazione della liquidità destinata al fondo per lo spettacolo, che soffocherebbe così le attività svolte dagli enti, fondazioni e associazioni culturali, rischiando di pregiudicare ogni forma di programmazione. Al taglio del 20% ci si chiede di abbattere del 20% il costo del lavoro sui salari del lavoratore. Noi questa equazione non siamo più in grado di sostenerla. Chiediamo che si sviluppi una azione politica vera e propria che ci possa consentire di inserire fatti gestionali, aspetti riorganizzativi che non costano niente. Il previsto taglio sulla finanziaria ci costringerà in alcuni teatri a calare il sipario. E non è un termine artistico, significa chiudere un'attività culturale in una delle città palermitane, in una delle città siciliane. Questo non è accettabile. Primo, perché un popolo si misura per la sua cultura. Secondo, perché si perde un'occasione di rilancio economico del territorio. Bisogna investire se bisogna uscire fuori dalla crisi. La cultura siciliana dunque non ride, invece diversamente accade per i lavoratori GESIP, buone nuove per loro in vista. Via libera la cassa integrazione in deroga e alle procedure per il sostegno al reddito per gli addetti della controllata del comune
al centro di proteste e polemiche che si ripetono ormai da mesi. Il presidente della regione Rosario Crocetta e l'assessore al lavoro Esther Bonafede annunciano che è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra regione e INPS per la gestione delle crisi istituzionale GESIP di Palermo e la convenzione tra INPS e Regione relativa al progetto PIP Emergenza Palermo. Con la sottoscrizione degli accordi è possibile erogare immediatamente la cassa integrazione a favore di GESIP, il sussidio reddito per i lavoratori PIP che dovrebbe attestarsi a 832 euro mensili. È un uomo di 41 anni, Michele Ladelf, è salito sul tetto del municipio di Leonforte nell'Ennese e si è dato fuoco per protestare per i ritardi nell'assegnazione della casa popolare che aveva richiesto. Ne abbiamo parlato in apertura. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale civico di Palermo. La Delfa è disoccupato e ha tre figli. È stato il sindaco Francesco Sinatra, che fa il vigile del fuoco, a salvare proprio la vita a Michele Ladelfa, di 41 anni, il disoccupato, che appunto oggi ha rischiato di morire dandosi alle fiamme a Leonforte. Il primo cittadino si è lievemente ustionato, è stato medicato all'ospedale di Leonforte. Questo appunto quanto ha operato il sindaco, quanto ha fatto il sindaco di eroico, che ha tentato di spegnere l'incendio con il suo giubbotto ed è rimasto dunque così lievemente ustionato. Divieto di dimora all'Icata per il sindaco Angelo Balsamo, tornato in libertà dopo l'arresto per falsa testimonianza e truffa. Balsamo si trovava agli arresti domiciliari dello scorso 13 gennaio, adesso svolge le sue funzioni da esiliato. Sentiamo. Cambiano gli attori, ma il copione del film è sempre lo stesso. All'Icata si va verso un caso Gracci bis, l'ex sindaco finito agli arresti domiciliari nel 2009, al quale successivamente venne notificato il divieto di dimora, provvedimento che lo costrinse a svolgere il suo mandato di sindaco dall'esilio di San Leone. Ogni mattina dal comune di Licata partiva la volta della borgata marinara un'auto blu carica di documenti e incartamenti da far firmare al sindaco. Adesso la vicenda giudiziaria nella quale è coinvolto l'attuale sindaco Angelo Balsamo, finito di domiciliare lo scorso 13 gennaio, con l'accusa di falsa testimonianza, truffa e corruzione in atti giudiziari, domiciliari revocati oggi con provvedimento del Tribunale del Riesame che però ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di dimora all'Icata. Adesso si attende che sulla vicenda si pronunci il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, che aveva sospeso dalle funzioni Balsamo all'indomani dell'arresto. Se il prefetto dovesse revocare la sospensione, Balsamo, come Gracci, guiderà il comune di Licata dall'esterno. L'inchiesta giudiziaria nella quale è coinvolto Balsamo ruota attorno ad un caso di risarcimento dei danni dopo un incidente stradale nel quale il sindaco, nella sua qualità di avvocato, avrebbe dato istruzioni a una falsa testimone, Francesca Bonsignore. Anche lei indagata per permettere
permettere al figlio della sua assistita di ricevere l'indennizzo nonostante non gli spettasse. L'indagine era balzata agli onori della cronaca già lo scorso maggio in piena campagna elettorale, quando Balsamo è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto su richiesta del pubblico ministero Salvatore Vella. Torniamo adesso a Palermo per parlarvi di un triste fatto di cronaca. Un barbone è stato trovato morto sotto un porticato nella centrale via Lincoln a Palermo, dove ha trascorso la notte per ripararsi dal freddo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni commercianti sul posto, sono intervenuti i carabinieri prima dell'arrivo del medico legale che ha accertato la morte. Il titolare del bar Coast è stato aggredito e rapinato la notte scorsa a Palermo. È accaduto davanti al cancello della propria abitazione in via della Regione Siciliana. L'imprenditore, che gestisce un noto bar in via Gabriele D'Annunzio, è stato avvicinato da tre malviventi che lo hanno costretto a scendere dall'auto e poi picchiato. Infine, si sono impossessati di un orologio Rolex, del suo iPhone, di circa 1000 euro. Sull'episodio indaga attualmente la polizia. Cambiamo argomento, parliamo di Jessup che torna al rilancio di se stessa e dell'aeroporto Falcone Borsellino. A riferirlo è lo stesso presidente Fabio Giambrone, che in un'intervista ha presentato le fasi del rilancio dell'azienda che gestisce lo scalo palermitano. Ascoltiamo. Spiragli di luce per Jessup e per l'aeroporto Falcone Borsellino. Dopo le ombre degli ultimi anni gettate sull'amministrazione della società che gestisce lo scalo palermitano, sembrano potersi diradare presto le nubi. Fabio Giambrone, presidente dell'azienda, oggetto di indagini dopo le denunce sulla cattiva gestione degli amministratori precedenti, sembra promettere un rilancio a breve termine. Siamo in piena attività di rilancio dell'aeroporto Falcone Borsellino e tutti i segni più che ormai si vanno sommando all'attività che stiamo svolgendo. Tre basi aeree nuove in pochi mesi, Ryanair che è arrivata a dicembre, a febbraio Vueling e nei prossimi giorni annunziamo la terza base aerea di Air One. È la conferma che siamo partiti con il piede giusto, siamo nel 2014 di avere un incremento di passeggeri di circa 500.000 passeggeri. Lo facciamo anche con riferimento al bilancio di Jessup, perché noi contiamo di chiudere in pareggio. Sulle condizioni di gestione dell'azienda, denunciate aspramente da diversi organi politici siciliani, Giambrone ammette di aver trovato una situazione limite, nonostante il poco tempo trascorso alla guida di Jessup. Presiedo questo consiglio di amministrazione da 6 mesi. Ho trovato una situazione dove c'era certamente un buco di bilancio, giusto per il segreto istruttorio che sia la magistratura a fare il proprio dovere. Però quello su cui dobbiamo contare è certamente l'azione di rilancio. Siamo soltanto all'inizio,
partiti col piede giusto. Questo aeroporto è la porta d'ingresso del territorio. Vorrei rassicurare i tanti passeggeri, i tanti cittadini che vedono da tanto tempo le opere proprio riguardo i cantieri dell'aeroporto, che ogni opera ormai ha una scadenza e l'aeroporto verrà consegnato negli anni come un aeroporto adeguato al profilo che è mente. Dunque, ipotesi concreta di rilancio per l'aeroporto Falcone Borsellino, mentre sembra molto più di una semplice idea la costruzione di un aeroporto al confine tra Barcellona e la Posta di Cotto e Milazzo, presentato al Consiglio Comunale di Barcellona il progetto dell'aeroporto del Mella. Secondo il comitato promotore, lo scalo produrrebbe un impatto economico positivo su tutto il territorio circostante. Sentiamo. È stato presentato presso il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Cotto in seduta straordinaria di tipo informale, perché allargata alla partecipazione di componenti dei sei comitati territoriali per l'aeroporto nella piana di Milazzo, che hanno formalizzato la richiesta posta agli atti della presidenza in data 11 febbraio 2014 di essere ascoltati per esporre il loro punto di vista riguardo ai diversi profili di interesse collettivo il progetto dell'aeroporto del Mela, che secondo le previsioni del comitato promotore dovrebbe sorgere al confine tra Barcellona e Milazzo, a cavallo tra le contrade Camicia e Fiumarella. Proiettato per la prima volta il filmato della simulazione di atterraggio relativo alle ultime 5